Sì, facciamo partire lo streaming e la registrazione. Anche Andrea Bosi, buongiorno. Maria, non ho solo capito bene perché è risparita, come facciamo con le firme? Con le firme firmiamo alle 12 tutti insieme. Eh? Facciamo una firma Simbol quindi simbolica, poi dopo la noi, nostra copia. esatto, poi noi passiamo a raccogliere. Dobbiamo inquadrarci mentre la Biro firma sul coso o così? Ci pensa come volete, comunque si può fare come volete. Però la firma è simbolica, si può Sì, perché inquadrare dopo assolutamente con vedremo la poi prendere. telecamera. Ah, Bene, beh, perché poi cominciamo perché abbiamo cominciato a registrare e quindi benvenuti a tutti a questo firma ufficiale del Patto Civico per la Legalità. Intanto si tratta di una reedizione di un impegno che avevamo preso 10 anni fa, ma come tutti gli impegni che hanno tanta storia e sono importanti sia per la storia e anche per la memoria, perché oggi noi facciamo questa firma, in quanto oggi è la giornata nazionale della memoria, dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Come sapete, di solito si faceva una manifestazione nazionale, quest'anno non è possibile vederci in presenza, quindi abbiamo pensato di dare importanza a questa giornata che celebreremo domani e che però in tutta Italia, in tutti i comuni d'Italia viene celebrata oggi dalle 10 alle 12 e quindi noi siamo all'interno di una rete più ampia di tutti i comuni d'Italia che con delle diverse iniziative appunto parteciperanno alla giornata. Ci piacciono molto i fatti concreti e quindi ci è sembrato che rifirmare questo impegno e aggiornarlo rispetto alle persone e agli impegni che vogliamo prenderci tutti insieme fosse un momento in cui in qualche modo si potesse celebrare, ma anche ricordare chi per questo, per la preservazione della legalità ci ha speso la vita. Noi abbiamo fatto, su richiesta di avviso pubblico, la lettura delle vittime della mafia, che sono tante, un migliaio, e vi assicuro che è in qualche modo emozionante e sapere che ci sono delle persone che per questo valore, per tutelare questo valore, ci hanno speso la vita. Perché noi oggi firmiamo un patto. Ci impegniamo, ci sono persone che hanno dato la vita per questi valori e io credo che il miglior modo che abbiamo per rendere attuale questa celebrazione è proprio di impegnarci reciprocamente nei rispettivi ambiti di lavoro. Il lavoro nella nostra Costituzione è l'articolo 1, non a caso i nostri padri costituenti l'hanno messo nell'articolo 1 della Costituzione, mai come in questo momento di pandemia. Il lavoro ha subito tracolli, problemi e in qualche modo anche potrebbe essere messo in discussione dall'illegalità. Noi con questo documento ci impegniamo affinché questo non accada e ci impegniamo non solo noi personalmente, nelle varie istituzioni, nei vari ruoli che abbiamo all'interno dell'amministrazione, o anche all'interno delle nostre istituzioni per le quali ci onoriamo di lavorare, ma ci inseriamo all'interno di un mondo un pochino più grande, che parte dagli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, che detto così sembra un nome così altisonante, ma altro non è che la traduzione della preservazione della nostra terra, che come ci dicono i giovani, non c'è un pianeta B, quindi abbiamo la necessità di tutelarlo. Da questi obiettivi la Regione naturalmente ha siglato con tutti i livelli regionali, i vostri riferimenti regionali, il patto per il lavoro e per il clima, appunto mettendo al centro il lavoro e l'ambiente e il pianeta. E credo che da questo nostro patto, che insomma oggi viene firmato a livello comunale,
Ma ho parlato poc'anzi con il presidente della provincia, sarà naturalmente esteso a livello provinciale, o meglio, raccordato a livello provinciale e anche a livello distrettuale. Quindi noi è un piccolo seme quello che oggi piantiamo, ma credo che sia importante e sia importante farlo in questo momento. Io ringrazio tutti i sottoscrittori e chiedo scusa anche per la velocità con cui abbiamo un po' rocambolesca con cui abbiamo cercato di arrivare a questa giornata, ma ci tenevo moltissimo a firmare questo patto in questa giornata, proprio per ricordare a tutti noi che ci sono persone che per questi valori hanno speso la vita e noi dobbiamo continuare a preservare questi valori all'interno delle istituzioni e delle associazioni che rappresentiamo. E quindi vado ai ringraziamenti. E anche in qualche modo a leggere i vostri nomi e poi lascio direttamente la parola agli assessori, faccio l'elenco dei firmatari, poi voi quando intervenite dite, vi presentate anche perché siamo in sede pubblica e non è detto che tutto il mondo vi conosca e quindi facciamo una presentazione quando intervenite. I firmatari di questo patto sono il comune di Formigine e quindi la comunità che io rappresento, sono il sindaco Maria Costi. Per la CNA ci sarà Spartano Salvatore, Confapi Emilia, Giovanni Guarzanelli, Confcommercio Marco Casolari, Confesercenti Emanuele Costetti, Lapan Confartigianato Imprese, Ianes Rinaldi, Confindustria Emilia, Alessandro Rossi, Ance Emilia, Sandro Grisenti, Lega Cooperative, Andrea Benini, Conf Cooperative, Carlo Piccinini, AGC Emanuele Monaci, CGL Valentina Montorsi, CISL Daniele Donnarumma, UIL Lorenzo Tollari, CUP Comitato Unico Professioni della Provincia di Modena e della Commissione Contrasto alle Mafie della Comunità, il notaio Fusco Giuliano, FIAIP Carla Del Vecchio, ANAMA Marco Poggi, FIMA Raffaele Vosino, avviso pubblico e dopo gli darei la parola ben volentieri Andrea Bosi, Federconsumatori Marco Govoni, Audioconsum Adele Chiara Cangini, scusate. E non ho letto in ordine di importanza, naturalmente, ma ho letto semplicemente come viene orientato il patto e come era previsto il patto nel 2011, perché come ho detto in premessa, credo che sia importante fare memoria sempre anche di quelli che ci hanno preceduto. Noi siamo un pezzettino di storia, facciamo il nostro pezzo, serviamo le istituzioni nel nostro pezzo, siamo all'interno di una corrente molto più ampia che appunto va dal livello comunale, che comunque è il livello più vicino al cittadino, ma a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale. Ringrazio veramente tutti di questa ora che ci dedicate, lascio la parola nell'ordine agli assessori Bizzini e Saracino, Andrea Bosi, per avviso pubblico e ringrazio veramente della sollecitazione che ci arriva tutti gli anni. Noi siamo orgogliosi di aver ricevuto il premio di avviso pubblico, per la tutela della legalità e siamo veramente orgogliosi di far parte di questa rete di comuni che comunque continuano a lavorare quotidianamente. Accettiamo qualunque sollecitazione, dico anche che il vostro patto è stato inoltrato alle forze dell'ordine che ne terranno debita considerazione. Prego, Assessore Saracino e poi Assessore Bisini. Grazie Sindaco, buongiorno a tutti. Mi presento anch'io, Simona Saracino, assessore del Comune di Formigine, con delega alla legalità e all'associazionismo. Come ricordava il Sindaco, domani è una giornata molto importante perché celebriamo la 26esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia. Mi piace molto la parola impegno che è stata inserita all'interno di questa giornata perché appunto non ci viene chiesto solo di fare memoria, ma di scendere in campo e di fare la nostra parte. E con la sottoscrizione del patto di oggi credo che
un piccolo pezzo di impegno venga già messo a disposizione di tutti. Come ricorda il presidente di Libera, Don Ciotti, per sconfiggere le mafie, l'io si deve trasformare in noi e quindi non più solo il singolo cittadino, ma tutti insieme in una rete. Di soggetti dobbiamo lavorare per arrivare a una società dove l'illegalità non ha posto e questo patto rappresenta proprio il noi, almeno per come lo vediamo, perché appunto non c'è il solo singolo comune che pur rappresenta già 34.500 abitanti, ma insieme a voi il patto diventa un noi, quindi tutti i soggetti che sono qui stamattina ci consentono di ragionare al plurale. Con le deleghe che rappresento vorrei semplicemente fare un piccolissimo focus di un minuto sul lavoro che appunto viene fatto con l'associazionismo, con le scuole del nostro territorio, con Avviso Pubblico, che è qui rappresentato dal vicepresidente nazionale. È un percorso che è partito da tanti anni e che continua, quotidianamente a seminare, perché, come è indicato nel patto, solo, riconoscendo, la centralità nelle agenzie educative, nella scuola, possiamo partire già dai più piccoli, per accompagnarli nel loro percorso di crescita e nel riconoscimento dell'importanza dei corretti comportamenti e della responsabilità, verso la propria comunità. Quindi dal 2015 come comune siamo associati ad Avviso Pubblico, l'associazione nazionale che raggruppa vari enti locali, province, unioni, nel promuovere appunto le buone prassi che gli enti pubblici possono, per quanto di loro competenza, promuovere e mettere a disposizione delle proprie comunità. E dal 2015, sempre grazie al sostegno della Regione e in collaborazione con i comuni del distretto ceramico, anche qui un piccolo noi che si muove e non il singolo comune, organizziamo Generazione Legale, che è appunto rappresenta una serie di iniziative che coinvolgono tutta la cittadinanza e le scuole dei nostri territori in una sorta di chiamiamolo festival permanente di iniziative volta appunto a promuovere la legalità. E purtroppo quest'anno queste iniziative, come anche quella di stamattina, è fatta a distanza, ma stiamo già provando a lavorare per quelle che potremo fare in presenza quest'estate, sfruttando gli spazi all'aperto nel rispetto di tutte le normative sanitarie. Il Covid ci ha isolato su tanti aspetti, ma deve da questo punto di vista farci superare l'isolamento fisico e far trovare nuove forme per raggiungere tutti quanti e per provare lo stesso a continuare a portare avanti un discorso di comunità che lavora insieme. E io finisco così, lascio la parola al mio collega Bizzini e poi resto a disposizione se ci fossero integrazioni o suggerimenti. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Corrado Bizzini, sono assessore al commercio, alle attività produttive e alla sicurezza urbana. Innanzitutto vi do il benvenuto a tutti, ringrazio tutti, vi ringrazio della vostra collaborazione, di tutto quello che sono state le vostre integrazioni, i vostri suggerimenti e quello che sarà anche comunque da questo momento in poi. Io tra l'altro ero anche firmatario 10 anni fa, ero firmatario, quindi mi fa molto piacere essere di nuovo qua oggi. C'è il sindaco che a me mi ricorda sempre una cosa, mi dice sempre che la prima regola, il primo punto da tenere in considerazione è sempre la legalità. Da quando sono assessore, il primo giorno mi ricordo tutti i giorni che al primo posto c'è la legalità. Come nella Costituzione c'è il lavoro, per il sindaco di Formigine c'è la legalità, quindi legalità vuol dire libertà. E
voglio citare solo il punto 6 che abbiamo nella premessa, cioè che per garantire la convivenza civile dei cittadini serve mantenere viva e promuovere una cultura della legalità stando al fianco di chi crede che onestà e rispetto delle regole siano valide sempre. Quindi cioè, questo patto credo che sia un po' come l'Europa, no? L'Europa non è finita, non è che l'Europa ci dice quello che dobbiamo fare, ma dobbiamo portare i contributi anche noi, no? Quindi in questo patto qua io proprio confido che tutti insieme riusciamo, ho visto anche un po' come è stato rimodificato, come è stato aggiornato, no? Con tutte le vostre interventi. Credo che sia questo qua proprio il, come dire, lo spirito per far sì che tutti insieme, ognuno nel proprio campo, riesca a portare sempre delle modifiche per cercare comunque di stare sempre attenti a quello che è comunque il tema che tutti teniamo per riuscire a essere più liberi e vivere bene nella nostra città, la legalità, appunto. Per quanto mi riguarda, per quelle che sono le mie deleghe, con la polizia commerciale facciamo tantissimi interventi, e grazie soprattutto anche alle associazioni di categoria, che quelle che sono più vicine, diciamo così, a quelle che sono le mie deleghe, con i tavoli di confronto. Solo con questi tavoli riusciamo veramente a non diciamo così, trascurare niente e stare attenti a tutto, perché c'è appunto questa sinergia tra di noi e deve continuare. Mi riferisco soprattutto a quelli che sono, appunto, che ne so, parlo, dico, ne cito alcuni. Abbiamo cambiato il regolamento mercatale, no? Perché c'erano delle cose da sistemare per migliorare appunto la qualità degli ambulanti, per la qualità del mercato, quindi la qualità della vita. Abbiamo fatto insieme a loro, tramite anche delle loro segnalazioni, controlliamo comunque certe attività fisse che quando ci sono delle attività che non si comportano con, diciamo così, con le regole che ci sono, comunque si fanno i controlli, e alcuni purtroppo in me sono stati anche sanzionati, però questa fa parte, diciamo così, un po' del ruolo. Quindi questa attività di controlli costanti sul territorio ci ha permesso anche, comunque, come dire, non di selezionare, perché comunque, come dice sempre anche il nostro sindaco, lo ripeto, cioè noi il lavoro è per tutti, senza discriminazione, assolutamente, però deve essere legale, deve essere regolare. Se è regolare non ci sono problemi. In questo modo qua crediamo comunque di riuscire, insieme appunto alla polizia commerciale, di riuscire a tenere, diciamo così, un paese abbastanza in ordine. Ecco, abbiamo, insieme al progetto della Regione Emilia Romagna, Slot Free, abbiamo mappato quelli che erano i luoghi sensibili e tutte quelle che sono le sale giochi e le bar tabaccherie dove c'è appunto questo gioco, l'azzardopatia, diciamo così. Quindi abbiamo fatto un lavoro, gli uffici hanno fatto un lavoro che è durato 2 anni per poter riuscire ad arrivare, diciamo così, a contenere anche questo tipo di attività che come potete immaginare non sempre, comunque, diciamo così, richiama anche, diciamo così, delle situazioni poco gradevoli, insomma, ecco. Quindi concludo, vado alla conclusione dicendo, ringraziando anche Federconsumatori e Adiconsum, che abbiamo lo sportello noi qui al comune il venerdì mattina, dove appunto anche con la loro attività riescono comunque ad andare a come dire, a dare indicazioni, poi saranno più precisi il signor Govoni, comunque vanno a dare indicazioni a quelle che sono, diciamo così, soprattutto la parte, diciamo così, della cittadinanza più fragile, quegli anziani, dove gli arrivano magari soprattutto delle segnalazioni o delle tentate, diciamo così, anche truffe riguardo quelli che sono gli operatori telefonici, il gas, le utenze, insomma. Quindi siamo, per quanto riguarda quelle che sono, diciamo così, un po' le mie deleghe, siamo attenti un po', diciamo così, su tutti i fronti, ecco. Non per ultimo questa iniziativa sull'abusivismo che abbiamo fatto appunto questa settimana. Io auguro buon lavoro a tutti e confido veramente che ognuno di noi in questo cammino faccia, diciamo così, la propria parte per poter insieme comunque continuare a tenere un paese libero, quindi libero vuol dire legale. Grazie a tutti.
Andrea Bosi di Avviso Pubblico, se vuoi intervenire. Sì. Grazie Vicepresidente di essere presente questa mattina. Grazie, grazie mille a te Sindaco, un caro saluto a tutti, spero che mi possiate sentire. Io qui continuo a ricevere delle telefonate che devo mettere giù. Buongiorno, sentiamo. Sono qui insieme a Francesca Capuozzo, che è la coordinatrice provinciale di Avviso Pubblico, e mi faceva molto piacere essere qui insieme a voi per questo importante momento per tutta la comunità di Formigine. È un momento molto importante. Io sono grato a Simona e alla vostra Simona Saracino e alla vostra sindaco Maria Costi per tutto il lavoro che state facendo sul tema della promozione della cultura della legalità. Guardate, oggi è un giorno importante, lo ha detto il sindaco in apertura. Noi siamo qui in questo momento fisicamente nel comune di Modena a celebrare insieme a Libera, ad Avviso Pubblico e alle associazioni la giornata del 21, cioè di domani. Abbiamo appena steso il lenzuolo con le 1032 vittime innocenti di mafia. E i ragionamenti in questo contesto mi portano a pensare a quello che sta scritto in diversi punti delle 350 pagine dell'ordinanza emessa pochi giorni fa dal GIP di Bologna, che ha portato agli arresti e alle custodie cautelari di alcune persone accusate di nel sodalizio con l'andrangheta, nel business non soltanto delle slot machine del VLT tra Parma, Reggio e Modena. Un punto significativo e che secondo me oggi trova un'ulteriore colonna in quello che stiamo per fare, nel patto che la città di Formigine sta per sottoscrivere con tutta la compagine aderente a questo patto, è proprio scritto e riportato bene nelle parole dei magistrati inquirenti, quando dicono che sul territorio modenese è forte il patto tra le istituzioni e le associazioni nel tentare in tutti i modi di contrastare le infiltrazioni di carattere malavitoso e mafioso nell'economia. Perché dico questo? Perché i nostri sono territori molto ricchi, sono territori quindi che fanno gola alle mafie, all'andrangheta in questo caso, ma a tutte le mafie, ed è quindi importante ed è significativo costruire una rete di soggetti, istituzioni, associazioni, terzo settore, attività imprenditoriali ed economiche, sindacati, università, per ergere il più possibile una barriera difensiva di fronte a questi tentativi. Quello che è dato in quegli atti che io ho avuto la fortuna di leggere è proprio, diciamo, una testimonianza di come questa rete abbia funzionato nel caso di Modena e di come sia importante in tutti i territori dell'Emilia Romagna provare a rinforzare questa rete. Avviso Pubblico questo fa, la missione principale di Avviso Pubblico è quella di collegare gli enti locali, di condividere le buone prassi, di condividere la documentazione, di fare della formazione. Io, oltre che assessore alla legalità del mio comune, sono assessore anche ai lavori pubblici. Quanto c'è bisogno di formazione nei nostri funzionari per, ad esempio, espletare le gare d'appalto, per essere sicuri di tenere lontane le aziende collegate a interessi mafiosi e malavitosi. Per questa ragione io credo che il passo che oggi andiamo a fare, che il Comune di Formigine ha fortemente voluto e che vede una serie di associazioni e istituzioni che aderiscono a questo patto, sia qualcosa di profondamente importante. Noi a Modena l'abbiamo fatto anche attraverso l'istituzione di una vera e propria consulta, il tavolo per la legalità, che si riunisce periodicamente, che discute di questi temi, ciascuno per le proprie competenze, nessuno si deve sostituire alla Procura della Repubblica o al Corpo dei Carabinieri, però è importante condividere gli alert, quelli che sono anche le spie, le sensazioni che abbiamo. Quando il nostro sindaco Muzzarelli ha avuto la sensazione che si stesse per creare un problema, e cioè che un interesse mafioso legato a una famiglia di andranghettisti volesse radicare un'attività economica sul nostro territorio, non ci ha pensato due volte, è andato dai carabinieri e da quelle indagini, dopo 2 anni e mezzo, sono effettivamente sorte poi le conseguenze che abbiamo visto la settimana scorsa con gli arresti. Questo è quello che dobbiamo fare in tutti i territori della nostra provincia. Il Comune di Formigine è all'avanguardia su questo, ha sempre tenuto aperti gli occhi proprio perché ci sono degli amministratori oculati, sono degli amministratori che sono molto radicati sul territorio e che quindi cercano di tutelare il proprio territorio e l'economia. Ricordiamoci sempre
che chi pratica atteggiamenti malavitosi, che cerca di inserirsi nella nostra economia, pratica anche della concorrenza sleale, che è un grandissimo danno a discapito delle aziende che invece operano legittimamente e seguendo, come dire, le corrette procedure. Noi come avviso pubblico, io, Francesca e la coordinatrice regionale Maria Elena Melilli, che è vice sindaco di Maranello, siamo a completa disposizione per tutti gli atti utili per costruire e rinforzare questa rete nell'interlocuzione con gli amministratori, con i bravi amministratori che sul nostro territorio hanno a cuore il futuro della nostra comunità. Per questo io ringrazio, rinnovo il saluto alla sindaca Maria Costi, che è una persona eccezionale, che sta facendo tantissimo. Su questo, Andrea, ti abbiamo perso. Bene, sono sicuro che continuerà a fare bene nell'interesse della sua comunità. Grazie mille. Grazie mille, Andrea. Salutiamo anche Francesca, veramente, anche per il lavoro svolto insieme a Maria Elena, perché, come si diceva prima, il lavoro è sempre frutto di un noi. E al di là dei firmatari, dietro ogni firmatario ci sono tante persone che lavorano, e quindi, insomma, cominciamo con gli interventi. Prego, Raffaele. Grazie, Andrea. Sì, buongiorno, si sono prenotati per intervenire Sandro Grisendi di ANCE e poi dopo Alessandro Rossi e Del Vecchio, prego. Grazie, buongiorno a tutti, sono il vicepresidente di ANCE Emilia. Ma ho chiesto di intervenire anche se dopo gli interventi che ho sentito mi parrebbe quasi superfluo. Ho sentito delle affermazioni assolutamente condivisibili, precise. Mi associo in particolare a quello che ha detto l'assessore Andrea Bosi. Comunque è molto positivo che le nostre istituzioni, come di Formigine, siamo in questo contesto, ma anche sicuramente il Comune di Modena, come appunto è stato appena riferito, è positivo ed importante che che focalizzino queste problematiche. Andrea Bosi ha fatto riferimenti agli appalti, so come si commuove il Comune di Modena, ha parlato di concorrenza leale, lì ci sta la legalità, i contratti di lavoro devono essere controllati, la finanza deve essere controllata. Non servono i cavilli, servono le azioni vere, ed è quello di cui ha parlato l'assessore, ha parlato il sindaco Costi, che ringrazio davvero per l'occasione. Quindi serve che tutte le istituzioni svolgano il loro ruolo, la magistratura sarà importantissimo che possa operare con la necessaria competenza e il necessario equilibrio. Quindi benvengano queste azioni, questi momenti, speriamo che si possano ripetere e trovare anche dei momenti anche operativi proprio di lavoro insieme, come ANCE Emilia, come ANCE in assoluto, sono dei valori ai quali ci associamo e saremo sicuramente disponibili. Grazie. Grazie Sandro, oltre a salutarti ti dico anche appunto che ci sarà un tavolo concreto provinciale proprio per portare le varie istanze anche tecniche e poterle condividere insieme. Prego, c'era prima Carla Del Vecchio di Alessandro Rossi, chiedo scusa, di FIAIP. Carla, prego. Buongiorno a tutti, sono Carla Del Vecchio, spero che mi sentiate perché avevo qualche problema con il microfono. Sono presidente FIAIP di Modena e Provincia. Sono assolutamente orgogliosa di essere stata invitata a questo gruppo al quale sono veramente felice di poter partecipare con l'apporto che io credo ognuno di noi può e deve assolutamente mettere a disposizione. Orgogliosa di contribuire con l'associazione che rappresento a una sorta di moralizzazione della società nella quale viviamo, perché io credo che al di là delle persone che nello specifico lavorano in una fetta di mercato come possiamo essere gli agenti immobiliari piuttosto che gli assessori, io penso che sia un concetto molto più ampio proprio di moralizzazione, di legalità che deve accaduta appartenere ad ognuno di noi,
ribellandosi a quelle che possono essere piccole, medie o grandi ingiustizie, evidentemente quelle che hanno ricadute su un aspetto economico del paese valgono doppio, perché mettono veramente in crisi anche un aspetto economico. 7-8 anni fa sono stata uno dei portavoce e ho voluto e richiesto un protocollo di intesa con Guardia di Finanza proprio sulla sensibilizzazione di quello che è il rischio riciclaggio di denaro sporco su quello che è un settore immobiliare e di cantieri e di compravendite che può ingolosire una fetta di popolazione ovviamente dedita alla delinquenza e alla mafia, che può pensare che facilmente può pulire il proprio denaro. Noi come agenti immobiliari siamo anche figure obbligate a tenere l'antiriciclaggio, quindi dove si sospettano chiaramente attività illecite di riciclaggio, siamo obbligati penalmente a segnalare l'attività. Quindi questo ci appartiene anche con quella che è la nostra professione. Abbraccio di nuovo una frase che mi piace tanto, che solamente tutti insieme possiamo raggiungere degli obiettivi in famiglia, nel lavoro, fra le amicizie, ma sicuramente in quella che è una società che viene sempre messa a dura prova da forze delittuose che arrivano dall'esterno. Grazie Sindaco, veramente, perché io penso che sia la volontà individuale che fa questi gruppi potenti. Grazie di nuovo a tutti. La parola ad Alessandro Rossi di Confindustria Emilia e poi a Daniele Donnarumma. Mi sentite? Ecco Alessandro, forte e chiaro. Bene, grazie. Ciao. Innanzitutto, voglio ringraziare a nome di Confindustria Emilia, perché sono onorato di partecipare a questo momento di firma del patto civico per la legalità del Comune di Formigine, un patto che, come è stato ricordato, era già stato firmato 10 anni fa e che oggi viene rinnovato. Oggi ci troviamo in un periodo difficile e complicato dal punto di vista sanitario, ma altrettanto difficile per le attività economiche in generale, dove qualcuna ha dovuto osservare anche periodi di parziale o addirittura completa chiusura, e in generale tutte comunque hanno visto calare i propri fatturati, i propri margini di profitto. È in questo momento per cui il rischio di criminalità e infiltrazioni mafiose è sicuramente più alto. Per cui proprio in questo periodo particolare, nel quale appunto molte attività si trovano a dover far fronte a crisi di liquidità, è soprattutto importante vigilare attentamente e non abbassare la guardia. Io firmo questo patto, ho guardato attentamente tutti i punti che ritengo assolutamente strategici, soprattutto quelle che riguardano appunto le associazioni che mi riguardano, ma vorrei sottolineare uno in particolare, che è l'importanza della diffusione della cultura della legalità e del rispetto della legge in generale a tutti i giovani studenti. Io credo che nelle scuole l'insegnamento della legalità debba essere ricompreso nel contesto più generale dell'educazione civica, così come il rispetto delle norme sanitarie, soprattutto in questo periodo in cui stiamo vivendo questa drammatica emergenza. E sicuramente accanto al ruolo insostituibile, posso dire, delle forze dell'ordine, che in alcuni casi, come è stato ricordato prima, hanno pagato con la vita il contrasto alla criminalità organizzata, che vorrei ringraziare per il prezioso lavoro che svolgono tutti i giorni, diventa urgente un intervento che vada sicuramente a raggiungere le coscienze di tutti gli individui, partendo proprio dai ragazzi, per insegnare che soltanto grazie alla responsabilità di tutti noi intesi come cittadini, parte la sfida contro l'illegalità. Credo che questo protocollo rappresenti sicuramente un primo passo concreto nel cammino verso una legalità partecipata per il rispetto delle regole, e sono convinto che con l'impegno di tutti noi, con uno sforzo comune, si possa contribuire a tenere fuori dai nostri territori la criminalità organizzata. Grazie. Grazie Alessandro. Prego Daniele. Mi sentite? Daniele, ti sentiamo, grazie per il contributo.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie del come dire, di essere qua tutti insieme e discutere appunto di questo patto. A me la prima cosa che voglio dire è questa, cioè noi come sindacalisti, come organizzazioni sindacali, spesso ci troviamo a confrontarci con altre associazioni e ovviamente c'è questa espressione, no, che anche con i nostri lavoratori, con i nostri delegati, è quella, diciamo, di cosa dice la controparte, no? E perché ci sono sempre, voglio dire, parti che rappresentano, come siamo noi ovviamente, interessi particolari e di parte, quindi noi rappresentiamo gli interessi dei lavoratori, dei pensionati, però non dimentichiamo che noi siamo un sindacato confederale, quindi la differenza tra un sindacato confederale la richiamo, ma credo che sia, diciamo, anche abbastanza scontato, che tutela l'interesse di parte, però tenendo bene in mente l'interesse generale, no? E quindi un sindacato confederale fa questo. Allora, oggi noi, vuol dire che siamo qui a non firmare un verbale, ma siamo qui a firmare un patto dove non ci sono controparti, cioè siamo tutti assieme nell'interesse comune a cercare di trovare appunto le soluzioni, le possibili soluzioni per contrastare appunto tutte le attività di illegalità che ci sono nel nostro territorio, nelle nostre comunità. Io anche la volta scorsa ho detto che il tema della legalità è un tema trasversale e che abbraccia tanti aspetti che sono anche diversi, quindi il tema della microcriminalità, della macrocriminalità, la sicurezza delle persone, delle famiglie, il problema dello spaccio, i furti, il tema del lavoro e quindi della concorrenza sleale che si richiamava prima. Noi come sindacato è da tempo, appunto, già quando firmammo il patto del 2011, che appunto denunciamo, segnaliamo episodi di criminalità organizzata nell'ambito anche del campo del lavoro, che è quello che rappresentiamo, dove appunto ci sono situazioni in determinati settori che però si sono poi allargate anche in altri settori, perché si pensava che il tema della illegalità fosse solamente nel settore edilizio, ma poi invece ci siamo accorti che invece l'illegalità attraverso anche società di false cooperative, di contratti non applicati, che hanno poi, diciamo, coinvolto altri settori, quale quello dell'alimentare, quello meccanico, della ceramica, eccetera. Quindi per noi, voglio dire, è importante sottoscrivere questo patto dove appunto c'è l'impegno da parte di tutti i stakeholder, di tutti gli attori presenti sul territorio, di lavorare assieme e di contrastare le attività illegali nell'interesse comune. Perché, come si è detto, proprio nei territori, poi ieri sera c'è stato anche un servizio con Don Ciotti che parlava appunto del tema dell'usura, della pandemia, appunto, che voglio dire, di persone, famiglie, attività che non riescono appunto a trovare le risorse economiche e quindi si rivolgono a queste organizzazioni, e quindi noi dobbiamo tenere ancora maggiormente alta la guardia in questa situazione di crisi che, diciamo, pensavamo di aver visto il peggio nel 2008, ma vuol dire non c'è mai fine al peggio, e siamo oggi in una situazione dove, voglio dire, le persone, le famiglie, le attività sono in grande sofferenza. Quindi sottoscrivere un patto in questa fase di grande criticità, dove noi tutti assieme dobbiamo assolutamente mantenere alta la guardia, proprio perché proprio in queste circostanze appunto si insediano attività appunto di illegalità che bene conosciamo, che abbiamo visto anche, che hanno coinvolto la nostra regione col processo a Emilia, no? Dove sembrava che appunto fossimo immuni, perché qualcuno pensa ancora che le mafie, no, sono quelle che dove si trovano i morti per strada, ma non è così, perché le attività illegali oggi, diciamo, non necessariamente, voglio dire, ci scappa il morto, ma fanno
altre azioni. Quindi noi siamo assolutamente, diciamo, soddisfatti di quello che abbiamo diciamo, scritto in questi giorni, quindi i contenuti che appunto prevedono questo patto, quindi lo sottoscriviamo con molta, diciamo, energia, mettendoci, diciamo, a disposizione con tutte le nostre forze, con tutte le nostre energie, per appunto contrastare le attività che appunto percepiamo essere illegali. Faccio solo una nota, un inciso, io l'avevo anche chiesto, ma non ho dubbi, no? Noi in tutti gli incontri come sindacato confederale facciamo con gli enti locali per quanto riguarda i bilanci comunali, discutiamo, diciamo, nel merito appunto del conto economico e affrontiamo anche il tema dell'evasione fiscale. Ecco, io auspico, come il comune di Formigine ha sempre fatto, anzi è stato il primo comune del distretto ceramico ad attivarsi con un ufficio dedicato proprio a combattere l'evasione fiscale, e ha, come dire, anche raccolto diciamo benefici e risorse economiche che sono state recuperate attraverso questa azione, cose che non hanno fatto tutti i comuni del distretto ceramico. Forse qua in questo patto l'abbiamo un po' trascurato questo aspetto, che secondo me invece andava maggiormente valorizzato, perché appunto, anzi, è un merito che il comune di Formigine, voglio dire, in prima fila ha contrastato e ha combattuto e sta combattendo. E quindi, voglio dire, spero e auspico che comunque anche gli altri comuni del distretto, perché ripeto, noi poi vorremmo assolutamente, perché questo patto coglie le specificità territoriali del comune, ma noi comunque vogliamo lavorare anche per un patto per la legalità distrettuale, perché il tema, voglio dire, è trasversale, interessa a tutti, e che comunque l'Unione dei Comuni su questo tema dell'evasione fiscale si impegnano tutti assieme appunto a combatterla, perché, voglio dire, è un pezzo che è per noi importante, perché noi purtroppo vediamo situazioni anche con l'Agenzia delle Entrate, dico delle cose forse un po' banali, un po' scontate, ma anche per esempio noi facciamo tantissime ISE, no? Che è l'indicatore della situazione economica equivalente, e spesso ci capita di vedere appunto situazioni che non corrispondono poi a quella che è la realtà, diciamo, di quello che poi si dichiara, cioè di persone che poi hanno delle agevolazioni anche da parte degli enti locali, dei comuni, che poi non hanno diritto ad avere, perché poi, voglio dire, hanno una condizione economica che è diversa, proprio perché, voglio dire, c'è evasione e quant'altro. Quindi vorrei che questo tema qua comunque fosse, oltre a tutti i temi che abbiamo messo nel patto, che fosse comunque mantenuta alta anche l'attenzione su questo versante. Vi ringrazio e chiedo scusa, sono stato un po' lungo. Grazie Daniele, e c'è Valentina Montorsi per la CGIL. Prego Valentina. Sì, buongiorno a tutti. Poche cose, volevo ringraziare innanzitutto il sindaco per aver accolto queste sollecitazioni e inserire la parte sul patto per il lavoro e per il clima, perché grazie a voi. Come ho già detto l'altra volta, io reputo che questo patto non è punto d'arrivo, deve essere solo che un punto di partenza. Un punto di partenza verso dove? Tanto verso una cosa che Maria prima sottolineava e che di cui io sono estremamente convinta, cioè far diventare questa cosa una roba anche di distretto, in modo che si parta da una base comune e si possa essere più incisivi anche ai vari tavoli provinciali e ai tavoli regionali che di queste materie comunque dibattono. Poi è chiaro che noi dobbiamo tenere ognuno di noi la guardia alta, perché ho detto, noi pensavamo di avere gli anticorpi contro la mafia, il processo a Emilia ha dimostrato purtroppo che non è così, per cui ognuno di noi ci deve mettere del proprio e fare uno sforzo perché possa essere affermata una cultura della legalità, perché è anche una questione estremamente culturale, non è squisitamente solo politico-tecnica, è squisitamente culturale.
Per cui siamo comunque d'accordo di firmare questo patto. Volevo sottolineare cosa che prima stava dicendo Daniele, questa questione della lotta all'evasione fiscale, che è importante perché anche l'evasione fiscale è una situazione che crea comunque un dumping sociale tra le imprese più sane e quelle meno sane. Quindi sta a noi stare attenti a questa cosa e sta a voi dei comuni finché anche, diciamo la verità, esiste questo meccanismo per cui su questa lotta all'evasione torna indietro anche un meccanismo economico non disdicevole, insomma. Poi mi rendo conto che a volte viene sollevato il problema del personale non disponibile per mettere su questo tipo di lavoro. Però visto che si sta agitando tutta una serie di nuovi tipi di risorse che potrebbero arrivare ai comuni in qualche modo o dal recovery plan o comunque da regione quant'altro, proviamo a trovare, visto che anche la pare sia in previsione di togliere il limite sulle assunzioni, proviamo a immettere un pochino del personale a fare questo lavoro, perché ne ritorna indietro in termini di risorse ai comuni, ma secondo me ne torna indietro in termini di qualità dell'economia, che comunque sul nostro territorio è abbastanza, cioè, e che deve essere comunque improntata ad una correttezza. Grazie mille. Grazie Valentina. Prego Emanuele Costetti di Confesercenti, prego. Sì, buongiorno a tutti. Anche io ringrazio l'amministrazione per averci offerto questa opportunità, tra l'altro in una giornata così importante, e anche io cercherò di rubare poco tempo. Anche noi abbiamo fatto parte già da 10 anni di questo patto che il Comune di Formigine ci proponeva appunto nel 2011, e direi che sono stati anni molto proficui. Abbiamo lavorato insieme anche nelle piccole cose che possono sembrare piccole ma che sono tante, che sono di tutti i giorni. Lo abbiamo fatto dando il nostro contributo. Mi fa piacere che l'assessore Bizzini nominasse anche il tema degli ambulanti, perché anche quello è un ambito che si presta alla illegalità, e noi abbiamo dato il nostro contributo affinché i regolamenti fossero modificati, introducendo elementi a sostegno e a tutela della legalità. Ci sono tanti momenti in cui ci confrontiamo con l'amministrazione, tanti tavoli, e spesso andiamo comunque a ragionare anche di legalità, segnalando, perché il nostro compito è evidente che quando si parla di legalità si parla di un tema che è vastissimo, e noi per il ruolo che ricopriamo ragioniamo dell'illegalità legata all'azienda, quindi ragioniamo di abusivismo, di concorrenza sleale, parliamo delle attività fatte in casa dai parrucchieri, fatte in casa dai meccanici, dagli estetisti, anche dei dipendenti degli estetisti o dei meccanici che fanno il secondo lavoro, e sono tutte attività, tra l'altro, anche denunciate in un'iniziativa spontanea pochi giorni fa, che evidenziano che bisogna sempre rimanere con gli occhi puntati, e la categoria che noi rappresentiamo è una categoria, quindi quella del commercio, delle attività artigianali, di servizio, che sono anche sulla strada, sono sulla piazza, sono a contatto con l'economia, e quindi hanno occhi più vicini, casomai anche rispetto a quello che potrebbe avere un funzionario dell'associazione. Il nostro compito è quello di fare da tramite, credo, da queste segnalazioni, da queste indicazioni, per allertare gli organi preposti. Uno sforzo importante, mi permetto di dire, sarà da fare sicuramente anche nel tema degli appalti, dove con attenzione bisognerà cercare di superare l'elemento del massimo ribasso, a fronte invece di verifiche e controlli sulla correttezza delle aziende che partecipano a questi bandi, l'utilizzo sempre della
della chiamata diretta frazionando gli appalti, è una modalità che nella norma è contemplata, e comunque fondamentalmente noi diciamo che in questo momento in particolar modo, che purtroppo la pandemia ha portato in grossa sofferenza le imprese e non solo, il tema dell'usura, il tema del riciclaggio è sicuramente più rischioso che venga evidenziato. Si presta questa situazione a cadere in queste tentazioni. Di conseguenza è importante anche che cerchiamo, nel limite del possibile delle nostre competenze, di cercare di creare le condizioni affinché le imprese possano lavorare, perché se un'impresa lavora e ha soddisfazione del suo lavoro, è anche più chiaramente più semplice non cadere in tentazioni diverse. Quindi lo sforzo che dovremmo avere un po' tutti noi è anche in questo, e soprattutto in un momento così difficile, di creare le opportunità affinché le imprese possano lavorare nella legalità. Grazie ancora. Grazie Emanuele. La parola a Yannez Rinaldi di Lapam Confartigianato e poi a Salvatore Spartano di CNA. Prego Yannez. Se mi sentite? Mi sentite? Perfetto. Sì, Yannez. Intanto buongiorno a tutti i presenti, naturalmente. Io sono presidente dell'associazione Lapam sede di Formigine e anche io esprimo completo apprezzamento e condivisione per questa iniziativa che è promossa dall'amministrazione comunale di Formigine, in particolare dal sindaco Costi, che naturalmente ringrazio. È mia convinzione profonda che il buon funzionamento di una società non può prescindere dal rispetto delle regole che la società si è data. Chi non rispetta le regole, che si tratti di leggi, normative, comportamenti rispettosi, altera senz'altro il buon funzionamento di una società civile, non c'è dubbio. La LAPAM, per come è strutturata, già prevede per i suoi iscritti una continua informazione e aggiornamento sulle leggi, le normative, i regolamenti, le modalità di comportamenti, secondo quanto è stabilito dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai vari enti, diciamo, preposti a fare questo. Fa parte proprio di un principio consolidato della LAPAM pretendere dai propri associati il rispetto dei protocolli di comportamenti che rientrino nell'assoluta legalità, comprendendo tra questi anche la regolarità fiscale e contributiva. E questo ovviamente è il primo compito che dobbiamo porci noi come, diciamo, associazione. Va però sempre osservato, a mio giudizio, che non sempre le leggi, le norme, i regolamenti brillano per chiarezza. A volte addirittura possono esserci delle contraddizioni che alimentano delle interpretazioni varie, e questo non aiuta certo chi è preposto a farle rispettare, e oltretutto può consentire proprio delle possibili infiltrazioni strane. E questo direi che dovrebbe essere un pochettino considerato da certi organi, specialmente a livelli alti. È sperabile che anche su sollecitazione degli enti locali, associazioni, sindacati, si arrivi ad ottenere delle leggi, diciamo, normative più organiche, più certe come duratura nel tempo, e soprattutto che abbiano delle interpretazioni univoche, in modo tale che non ci possano essere insinuazioni o valutazioni varie. Almeno questo è quello che io penso. Al fine poi di facilitare il compito di noi associazioni, e quindi anche di comportamento dei nostri associati, è auspicabile anche che i vari regolamenti, normative, siano anche più uniformati, diciamo, a livello territoriale e che abbiano caratteristiche abbastanza similari.
Per quanto riguarda poi gli impegni che oggi sottoscriviamo e che cercheremo ovviamente di perseguire, mi sento di sottolineare l'importanza della collaborazione che deve esserci tra l'amministrazione e le istituzioni scolastiche, al fine di creare nei giovani la cultura del rispetto in generale, ma anche della conoscenza e dell'educazione civica e della conoscenza delle leggi fondamentali, perché poi è da qua che parte, diciamo, l'essere dell'individuo a rispettarle. Da ultimo vorrei sottolineare che il protocollo che noi oggi firmiamo contiene soprattutto l'intendimento a prevenire e denunciare illegalità. D'accordo. Questo è quanto noi possiamo fare e lo faremo certamente con grande convinzione e regolarità. Mi permetto però di osservare che è ancora più necessario, dovrà esserci il seguito alle segnalazioni di illegalità. Cioè, in parole povere, chi commetterà illegalità dovrà sapere che sarà soggetto a sanzioni civili e penali certe e con tempi brevi. Sarebbe inutile o comunque parziale denunciare chi commette illegalità se poi chi li commette sa di poter fare affidamento a incertezza di pena e lunghezza nei giudizi. Ci attendiamo quindi anche dalle forze dell'ordine, soprattutto dalla magistratura, un'altrettanto grande determinazione a perseguire questi obiettivi. Grazie Yanez, la parola a Salvatore Spartano di CNA. Prego Salvatore. Tanto buongiorno a tutti. E sono contento e veramente interessato e orgoglioso di far parte adesso in questo momento come firmatario di questo documento, che lo ritengo veramente una cosa fantastica, a dir poco. Io sono molto pratico, sono meno da un punto di vista, come devo dire, di comunicazione. Il contesto è che effettivamente tutto quello che io ho sentito oggi qua è eccezionale. Sono veramente contento, ecco, di essere qua. Intanto ringrazio comunque la Maria, dico Maria perché insomma ci conosciamo in maniera sempre, così. Allora, in questo caso effettivamente io mi volevo solo ok, e la cosa che mi volevo soffermare era solo sul fatto del penultimo punto dove c'è scritto sollecitare le autorità e gli enti pubblici con competenze specifiche in merito ai controlli e completamento dove necessario. Questo credo che sia una cosa che, cioè una delle tra tante altre cose messe in questo patto, che va sicuramente molto tenuto in considerazione, perché effettivamente quello che può tranquillamente fermare un attimino quello che è un po' la illegalità in questo caso, in questa giornata importante anche, è proprio il fattore del controllo. Ecco, questo è una fase fondamentale. Anche perché se vogliamo migliorare nella prospettiva di quelle che sono tutte le future azioni che possono essere fatte in questo contesto, per dar fiducia, okay, a tutti quelli che comunque sono i cittadini, sono gli operatori sul lavoro, tutte le persone, credo che il fattore del controllo sia una delle cose, delle armi addirittura, no? Perché questo lo riteniamo molto importante. Non proprio nell'altro giorno abbiamo organizzato per quanto riguarda il discorso un incontro davanti al castello, la bellissima piazza che noi abbiamo a Formigine, proprio sull'abusivismo. Abbiamo concentrato questo e facendo parte nella CNA, come abbiamo delle chat che sono molto interessanti, dove effettivamente tutti vanno a comunicare tutto uno stato di situazioni, anche con molta attenzione quelle situazioni che non sono un attimino un po' da controllare. Ecco, io mi sento di dire proprio questo, cioè il controllo delle autorità e degli enti pubblici è importantissimo. Voglio solo focalizzare
l'attenzione su questo. Noi come CNA ci stiamo muovendo molto sotto questo aspetto. Effettivamente avremo ancora degli altri incontri che andremo a fare e sicuramente, voglio dire, in questo contesto speriamo, con l'esperienza che abbiamo fatto mercoledì in piazza, altri tipi di categoria degli artigiani che si possano muovere per cercare di combattere questo tipo di abusivismo che genera nelle parti degli artigiani. Noi siamo degli artigiani, fondamentalmente, dei piccoli imprenditori, dove effettivamente siamo di quelle aziende così piccole che il primo cambiamento di vento lo sentiamo. Okay? Perciò un'azienda che ha una base importante e forte, okay? Sicuramente ha meno difficoltà, ce l'abbiamo tutti le difficoltà, per l'amor di Dio, ma sicuramente reagisce in una maniera diversa. Ma le piccole aziende, stiamo parlando di microimprese, in questo caso mi sento di rappresentare anche le microimprese, effettivamente quel piccolo cambiamento che ti può essere in questo momento, dove effettivamente purtroppo la pandemia la fa da padrona, effettivamente c'è uno stato territoriale, come devo dire, che ha delle problematiche, questo noi lo sentiamo, grazie un po' anche al mio tipo di mestiere che faccio, ho un contatto diretto con le persone, perciò è come avere un metro sulla cittadinanza, avere un metro di misura dei caratteri e delle paure delle persone che in questo momento stanno vivendo. Noi cerchiamo sempre di fare di tutto, di controllare il più possibile in tutte le questioni che possono essere da un punto di vista legale, perché credo che, sono fermamente convinto che la vera libertà incomincia nel momento in cui c'è la legalità. Sono d'accordo con Corrado quando dice questo, perché è importantissimo. La vera libertà viene dopo la legalità, questo senz'altro. E se vogliamo, secondo me, cercare di essere attenti su questo aspetto, che questo non rimanga solo un documento oggi fatto che ci troviamo in questo momento qua, ma che sia qualcosa di rinnovabile, molto più veloce, molto più sentito, ma condiviso, credo personalmente che va di condiviso in una maniera incredibile, perché veramente è qualcosa di importante quello che oggi stiamo facendo. Io metterò la mia firma qua, ma sono ben onorato di poterla mettere in questo documento e di rappresentarlo, e ringrazio intanto la CNA di Formigine che mi ha permesso questo, ma soprattutto anche il nostro sindaco e le istituzioni di Formigine, di quali sono felice cittadino di Formigine. Io vi ringrazio intanto. Grazie Salvatore, allora diamo la parola a Marco Casolari di Confcommercio, e subito dopo Marco vi chiediamo di prepararvi con la stampa del testo per fare la firma online, e dopo procederemo agli altri interventi dopo la firma. Grazie mille. Marco, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Un saluto particolare al sindaco Maria Costi, ormai gliel'hanno fatto tutti, ma se li merita, perché ha riproposto questo patto in un momento veramente particolare. Le nostre aziende stanno soffrendo e non è escluso che si possano verificare dei casi in cui la malavita, insomma, possa intervenire sulle nostre aziende. Bisogna che ci organizziamo in tal senso, perché i prossimi mesi la vedo difficile, perché fino adesso le nostre aziende in qualche maniera stanno dando fondo alle riserve, però cominciano ad arrivare dei segnali veramente allarmanti, per cui vuoi per una situazione di carattere generale, vuoi per il momento particolare, occorre veramente che stiamo attenti. È il caso forse di allargare l'esperienza di questo tavolo a tutto il distretto. Credo che il sindaco Maria Costi lo farà forse volentieri, e dovremo in qualche maniera anche noi darci da fare perché ci sia una rete su tutto il distretto. Io credo che sia molto importante, perché adesso in questo momento segnali concreti di interessamenti di malavitosi o altro non ne abbiamo avuti, però è probabile che ce ne possano essere, per cui firmiamo volentieri, vogliamo essere attori in questo momento,
e torno a ringraziare nuovamente la Maria Costi, che ormai fischieranno le orecchie, però veramente di andare avanti e di riproporre anche nell'ambito del distretto questa iniziativa. Grazie e buona giornata a tutti. Bene, grazie veramente a voi. Adesso tutti insieme facciamo la firma del patto. Volevo solo approfittare di questo momento per 3 ringraziamenti a voi per questa mattinata, che comunque dà anche il senso del perché ci impegniamo nelle nostre istituzioni. Credo in questo momento qua vada fatto un ringraziamento doveroso ai sanitari, che si sentono un po' passati da eroi invece e sono particolarmente stanchi. Approfitto di questa occasione per farlo, anche perché capite bene che l'economia e i vaccini in questo momento qua sono strettamente collegati. Per riprendere questa ripresa che abbiamo auspicato questa mattina, bisogna che ci vacciniamo per poter tornare alla normalità. Quindi un forza a tutti quelli che si occuperanno dei vaccini nei prossimi giorni e anche a chi si sta vaccinando. Non dobbiamo temere, è un momento che dobbiamo fare insieme, dobbiamo in qualche modo partecipare, perché la salute, abbiamo visto che quel noi che dicevamo prima è così anche per la salute, e quindi insomma su questo un ringraziamento collettivo in questo momento qua ufficiale, e l'ultimo naturalmente non ultimo, anzi è per le forze dell'ordine, per tutti quelli che comunque su questo tema qua ci hanno speso la vita, insomma, e quindi noi oggi in questo momento qua ci mettiamo la firma e ne siamo particolarmente orgogliosi. Quindi ognuno di noi firma il documento, noi ve ne faremo avere una copia stampata da incorniciare, se vorrete, e poi naturalmente invece raccoglieremo la firma di modo che abbiamo il documento firmato da tutti. Adesso insieme a me fate la firma, ognuno sul proprio documento, e veramente grazie di questo momento che naturalmente porteremo sul livello distrettuale e sul livello provinciale, e come vi ho detto già il presidente della provincia aveva preso questo impegno a livello regionale, come ci è stato sottolineato dai sindacati. Ringrazio veramente tutti per questo momento. Adesso chi eventualmente non può fermarsi, vediamo la firma di tutti e quindi lo facciamo vedere. Grazie, veramente grazie. Poi come tutti gli impegni firmati si parte adesso, e questa è solo una firma, ma il lavoro come sempre comincia da oggi. Tutto comincia da oggi. Ringrazio veramente tutti, non so se ci sono degli altri che si vogliono, ma direi che abbiamo abbastanza esaurito. Raffaele, c'erano altri che volevano intervenire? No, c'era solo Lorenzo Tollari che si scusa per avere problemi al microfono, ma si associa alle osservazioni fatte dagli altri sindacati. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire? No, direi che a questo punto qua, anche per rispetto alle persone che ci stanno seguendo, abbiamo rispettato l'ora che ci eravamo dati, quindi io veramente vi ringrazio, ci troveremo su altri fronti, soprattutto auguro a tutti di trovarci in persona, perché vuol dire che possiamo ricominciare a vivere e possiamo ricominciare veramente a incontrarci, e speriamo anche ad abbracciarci. Ciao a tutti, grazie veramente. Grazie a tutti. Di cuore. Grazie a tutti. Grazie a cuore. Grazie a tutti. Buona giornata. Ciao, grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci. Buona giornata. A presto. Grazie delle osservazioni.